Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, ho volato di sotto. Video del giorno, allora interrompiamo un attimo la serie delle storie sul cesso che riprenderà domani con questo video di calcio mercato, perché dalla Spagna arriva la bomba delle bombe. Poi che sia vero, che non sia vero, è un altro paio di maniche, però insomma è una bomba che è talmente bomba che vale la pena leggerla. Allora, il Barcellona avrebbe offerto 5 giocatori per Lautaro Martinez. Allora, che il Barcellona fa la corte a Lautaro Martinez non è un mistero. È sceso in campo anche Messi facendogli spesso e volentieri complimenti e facendo capire che il Barcellona segue questo giocatore. Il Barcellona avrebbe messo sul piatto un mega scambio con 5 giocatori che vi vado a elencare. Il Barcellona per Lautaro Martinez metterebbe sul piatto Arthur, Todibo, Vidal, Alena e Semedo. Per Lautaro Martinez. Allora, intanto per cominciare mi piacerebbe che voi sotto il video mi rispondeste dicendovi se lo fareste, se non lo fareste, se è uno scambio che vi piace. Veniamo al dunque, Lautaro Martinez è un giocatore, come detto, seguito dal Barcellona e che secondo me non è indifferente alla corte del Barcellona, ma non perché Lautaro Martinez sia un giocatore volubile, sia un giocatore poco attaccato all'Inter, perché quando ti fa la corte il Barcellona non esiste giocatore al mondo che rimane indifferente. Cioè non è che ti fa la corte il Forlimpopoli, con tutto il rispetto per il Forlimpopoli, che è il paese dove sono nato, però quando ti fa la corte il Barcellona, il Real Madrid, sono squadre che nessun giocatore al mondo rimane indifferente. Se poi scende in campo anche Messi, tuo grande amico, pallone d'oro, per farti la corte, io penso che nella sua testa il buon Lautaro Martinez difficilmente non pensi a questa cosa. Diciamo anche che, a essere un pochettino maligni, viene da pensare che le ultime prestazioni in campionato fatte da Lautaro Martinez fanno pensare, o possono andare un pochettino a far pensare, che il giocatore nella sua testa qualche pensierino, perché insomma veramente l'ultimo mese e mezzo di Lautaro Martinez non è stato il più bello del mondo. Scarsa forma, momento di scarsa forma, testa che pensava al Barcellona, non lo so, però insomma da quando sono venute fuori quelle voci lì, caso strano, il suo rendimento non è più stato positivo come quello di prima. Detto questo, veniamo a noi. Quello che c'è di sicuro cos'è? Che c'è una clausola. C'è una clausola di 111 milioni che vale per 15 giorni, per 15 giorni in estate, e se uno viene lì e caccia sul tavolo 15 milioni, non c'è santo che tenga, non c'è Zhang che tenga, non ci sono né santi né madonne, se lo prende e se lo porta a casa. Diciamo che la cosa che appare è che il Barcellona sta cercando di limare questi 111 milioni, sta cercando di portare a casa il giocatore senza cacciare sul tavolo 111 milioni cash. Perché comunque è vero che il Barcellona è uno dei pochi club che può permettersi di cacciare 111 milioni cash, però 111 milioni cash sono 111 milioni anche per il Barcellona, considerando che tutto il mondo del calcio comunque sta vivendo una crisi e un periodo di mancati introiti, nessuno escluso, Barcellona compreso, perché insomma in questo momento le squadre non stanno guadagnando dagli incassi al botteghino, meno merchandising, meno soldi dappertutto, quindi la crisi la sta vivendo l'Inter come la sta vivendo il Barcellona. Il Barcellona sta cercando di limare il prezzo mettendo sul piatto contropartite tecniche. Si era parlato di Griezmann, si parla spesso di Vidal, ovviamente a cui andrebbe aggiunto un conguaglio economico. Adesso c'è questa combo, si parla di questa combo di questi 5 giocatori che sarebbero stati offerti all'Inter per Lautaro Martinez. Cosa penso io che succederà? Allora, diciamo che io a gennaio, senza alcun tipo di fonte, perché io ragazzi ve lo dico sempre, io vado a sensazione, non ho nessun tipo di fonte sul calciomercato, una cosa l'ho azzeccata e una cosa l'ho sbagliata. Io vi dissi che secondo me non c'erano possibilità che arrivassero a gennaio all'Inter Vidal e Eriksen. Vidal perché è un giocatore molto importante per il Barcellona, che comunque sta ancora facendo la Champions, poi che la Champions si concluda o no è un altro discorso, mentre invece Eriksen secondo me era un giocatore che andava a liberarsi a zero a giugno. Su Vidal ci ho preso, su Eriksen non ci ho preso. La mia sensazione su Lautaro qual è? La mia sensazione su Lautaro è che
difficilmente il Barcellona, quando vuole un giocatore, fa cilecca. Difficilmente. Quindi, se il Barcellona veramente vuole Lautaro, secondo me il modo di portarla a casa o pagando 111 milioni la clausola o facendo delle offerte che prima o poi faranno crollare l'Inter, secondo me lo farà. L'unico spiraglio che trovo che per far sì che Lautaro possa rimanere all'Inter è proprio questa crisi economica che andrà a colpire un po' tutti i club. E lì, se l'Inter si impunterà che vorrà solo i 111 milioni cash, non lo so se è proprio l'anno che il Barcellona voglia di spendergli questi 111 milioni. Non che non può farlo, però considerando i mancati introiti un po' di tutte le squadre, non so se è proprio l'anno in cui il Barcellona avrà voglia di cacciare 111 milioni cash. Detto questo, se io dovessi scommettere le famose 10 euro su Lautaro va o Lautaro resta, secondo me Lautaro va. Se resta sono felicissimo, se va pazienza, insomma ho vissuto gli addii di Ronaldo, ho vissuto gli addii di Ibrahimovic e me ne sono fatto una ragione, quindi me ne faccio una ragione anche se va via Lautaro. Se resta sono più contento, se va via, amen. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, seguitemi su Instagram, clic clic clic, like alla pagina Facebook, clic 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 e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, vado a recuperare Winnie che è volato di sotto. Ciao ragazzi! Thank you.